Bentornati cari seguaci, questo è Ugo Dance Party, o come al solito purtroppo per voi sono Giuseppe e oggi parliamo di una nuova scena, di un nuovo genere che sta nascendo, che sta iniziando così a trovare le sue prime influenze anche nel mainstream. Parliamo di Dungeon Synth. Ci sono diverse premesse da fare, ma se non vi dico che cos'è il Dungeon Synth probabilmente vi romperete subito le balle, per cui Dungeon Synth che roba è essenzialmente? Se siete appassionati di musica ambient, se siete appassionati di musica per videogiochi, se siete appassionati di Dark Wave o anche del Doom ambientale, magari di matrice nord-europea, vi troverete di fronte a un genere molto interessante con sonorità che già più o meno conoscete se siete all'interno di questo genere di cose e che sta effettivamente crescendo in un modo esponenziale negli ultimi 2-3 anni, addirittura creando nuovi sottogeneri e piccole etichette che si sono sviluppate anche da noi in Italia. È una questione molto interessante, ma chiaramente un po' di nicchia. Per quanto però sia un po' di nicchia, si sta veramente, in qualche modo sta esondando da quelle che sono le classiche sfere di opinione che ci sono sul web, i blog, i forum, anche i canali YouTube effettivamente, e sta iniziando a entrare nei discorsi più mainstream. Il Dungeon Synth è probabilmente la scena che maggiormente, diciamo così, impatterà nella musica dei prossimi 10-15 anni, un po' come è stato proprio di recente con la Vaporwave. Non a caso, fra l'altro, le dinamiche sono molto simili. La Vaporwave è un genere che, per quanto abbia praticamente, possiamo dirlo tranquillamente, secondo me, cioè la Vaporwave è la maggiore influenza della musica pop, degli ultimi 20 anni, però è un genere che non ha non ha ricevuto una grande copertura a livello mediatico, no? Soprattutto nei media mainstream, quindi radio, televisione, ma anche le riviste che teoricamente dovrebbero essere proprio quel luogo di approfondimento, no? Si dice spesso che magari sul web i blog fanno cagare perché alla fine sono ragazzini, sono stronzetti, sono appassionati, non hanno gli strumenti per capire le robe. Poi alla fine, quello che è stato il movimento musicale più importante degli ultimi 30 anni, nessuna rivista italiana, ma neanche vi dico molte delle più importanti all'estero, se l'è cagata di striscio. E praticamente però molti degli album più importanti della Vaporwave si possono definire come capisaldi della musica contemporanea, senza dubbio proprio ormai, hanno veramente influenzato dai dischi più mainstream di Kanye West, alle robe che fa Beyoncé, alle robe che fa Rihanna, fino all'underground vero e proprio. Per cui vi voglio belli preparati, i miei seguaci di Ubidance Party devono essere belli preparati su ste robe. Dungeon Synth è la nuova moda, voglio che diventate popolarissime alle feste con le musiche cassette del Dungeon Synth, ma tu sta roba l'hai mai ascoltata, eh? Sai che mi parli radio di sta merda, il nuovo hit è il Dungeon Synth, la roba che tira il Dungeon Synth, tu non sai niente di musica! Un'altra cosa su cui vi voglio un pochino più preparati è il fatto che già stanno iniziando a uscire un po' di retrospettive, un po' di video su questa questione, ma sono tutti, devo dire, abbastanza raffazzonati, nel senso che si tende a creare una serie di rapporti causali non propriamente adeguati a quella che in realtà è la storia del Dungeon Synth e le influenze che sono entrate all'interno del genere. Per cui questo sarà un cappello, un'introduzione. Mi temo verrà un video un po' lungo, ma in realtà dovrebbe essere lungo il quintuplo. Per cui sarà una cosa in realtà molto introduttiva e che vuole giusto darvi quei 2 o 3 punti di riflessione sul genere per poi poterlo approcciare in maniera autonoma. Non voglio farvi una storia del genere a livello esaustivo, è impossibile in questo momento, non con un video così. Non posso neanche darvi una lista di dischi fondamentali perché è veramente ancora agli inizi e tutta una serie di album, secondo me, vanno scoperti veramente sulle proprie esperienze, quindi su quella che è la sensibilità personale che ognuno ha verso un genere che ancora, per quanto sia limitato esteticamente, in realtà sta iniziando a avere le sue sottocategorie, quindi uno si può anche approcciare cercando una propria intenzionalità, una propria visceralità nei confronti di un sound preciso e non necessariamente quelli che sono i capisaldi, diciamo, del genere. È ancora un po' difficile storicizzare questo Dungeon Synth, per cui la cosa migliore è darvi degli strumenti per l'ascolto, dopodiché sceglierevi voi qual è l'album che preferite, la sonorità che magari vi sembra più interessante, le inclinazioni o le interpolazioni che secondo voi vi danno maggior soddisfazione all'ascolto. Questo, secondo me, è il metodo migliore per cominciare. La prima cosa che cercherò di sfatare è che il Dungeon Synth sia un genere di musica elettronica, soprattutto basato sui sintetizzatori, legata esclusivamente al genere Dark Ambient.
ambient nord europeo. In realtà l'aspetto casuale qui è un pochino differente da come uno ci si aspetterebbe. Per quanto sia un genere in realtà importantissimo, e bene o male i primi album che hanno a che fare col Dungeon Synth sono estremamente derivativi di una scena in particolare norvegese che si è sviluppata tra gli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Questo è evidente e fin qui non ci sono dubbi, ma gli si sta dando un pochino troppa importanza da un punto di vista di come si è sviluppato il genere e quali sono le radici del genere stesso. Tendenzialmente, quando andrete su Reddit a cercare sta roba qua, troverete come, diciamo così, album un po' di riferimento per la scena, Hira One di Mortis. Mortis in realtà è un progetto, uno dei tanti, con dietro uno dei musicisti più attivi all'epoca della scena norvegese, in particolare proprio di Oslo. Harvard Helfelsen è un musicista che viene, sì, dal mondo dark ambient, dalla dark wave, da queste robe qua. In realtà è cresciuto principalmente magnandosi dischi di Alice Cooper e dei Kiss, per cui c'è anche un certo livello di tamarraggine in quello che fa, ben nascosto da una ricerca sonora comunque di un certo livello. E Mortis è stato uno dei progetti sicuramente più interessanti, ha, diciamo così, centrato il punto del Dungeon Synth intorno al 1996 con The Crypt of the Wizard, un album che è considerato un po' il padrino della scena, in particolare norvegese. Ma se ve l'ascoltate, in realtà vi troverete un po' lontani da quelle che sono state poi le questioni che hanno reso il Dungeon Synth un genere e una scena vera e propria. Però ci sono diversi elementi che sono essenziali, tra cui le sonorità medievaleggianti, l'esperienza del dark ambient norvegese, quindi poi le esplorazioni che arriveranno successivamente, anche con musicisti di dubbia qualità, secondo me, come Burzum, ma che hanno avuto comunque un impatto sulla scena importante. E stiamo parlando di anni 90, di grandi sperimentazioni, ma che hanno avuto anche una grandissima influenza sulla scena elettronica internazionale. Per cui, per quanto sì, ci siano degli elementi, dicevo, le sonorità medievaleggianti, il dark, l'utilizzo massivo di sintetizzatori, soprattutto un po' vintage, per quanto ci sia un utilizzo massivo di tutti questi elementi qua, comunque sia, non siamo esattamente su quei binari, siamo su uno dei binari. E uno dei motivi per cui in realtà si è sviluppato principalmente in Norvegia non è per la sua tradizione synth o per la musica ambient, ma bensì per elementi culturali che hanno a che fare estremamente con quella che è la dimensione proprio narrativa estetica del Dungeon Synth. Il Dungeon Synth, sì, vi dicevo, è un genere di musica essenzialmente elettronica con i sintetizzatori legato a quei generi che vi ho detto prima, ma i suoi aspetti più, diciamo così, epici, favoleggianti, legati al fantasy, il motivo per cui si chiama anche dungeon, sono legati da una parte alla storia dei videogiochi, in particolare praticamente tutta la storia recente, perché i videogiochi, come ben sapete, a un punto di vista proprio musicale, cominciano a svilupparsi negli anni 70 e già e soprattutto negli anni 80. Ma oltre a quell'elemento lì c'è anche l'elemento proprio culturale, quindi il contesto da cui nasce tutto questo. Ed è un contesto legato a una riscoperta di valori della natura che è molto, molto centrale nella storia degli anni 90, anche anni 80 in realtà, della Norvegia, della Finlandia, di paesi come la Lettonia, la Lituania, come anche la Danimarca. Fu un periodo quello, Estonia, fu un periodo veramente di grande riscoperta delle origini, un po' anche se volete, di favole, di storie, di folklore popolare, che però aveva anche da canto suo una autorevolezza da un punto di vista di poesia, di letteratura notevole in quei paesi. La vicinanza alla letteratura fantasy, alla letteratura gotica è importantissima. L'influenza di autori come Knut Hamsun, uno dei più importanti poeti della storia della Norvegia, in assoluto se non praticamente il più importante, che ha scritto un romanzo fantastico come Pan e un altro magnifico come Fame, è veramente uno dei più grandi esperti, diciamo così, anche della storia del suo paese, almeno nell'epoca, stiamo parlando degli anni 20. Hamsun è uno scrittore che ha inserito in maniera veramente estrema il discorso della natura come simbiosi con la natura umana, e questa cosa rimarrà nel tempo, perché non solo poi film sempre dell'epoca come Il Carretto Fantasma hanno fatto la storia del cinema, anche rappresentando il fantasmagorico e riuscendo a influenzare tantissimo quello che è avvenuto dopo. Se non mi sbaglio, addirittura è il film preferito di Kubrick, Il Carretto Fantasma. Non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra così. Comunque sia, è un film bellissimo, se non l'avete mai visto, del 1921, uno dei maggiori capolavori della storia del cinema. Recuperatevelo.
Ma il fantasmagorico è molto legato alla natura. La natura è un mondo magico, un mondo misterioso. Ancora questa cosa rimane nella loro cultura contemporanea. Pensate a film del 2010 come un mockumentary che si chiama Trollhunter, se non mi sbaglio. Sì, che è un mockumentary dove praticamente dei cacciatori vanno letteralmente a caccia di troll giganteschi nel nord dell'Europa. Una cosa ovviamente folle, assurda e divertentissima da vedere. Ma anche film molto più seri come gli ultimi film di Wittenberg ancora hanno moltissimo nella sua poetica come cineasta la dimensione di un rapporto con la natura che trascende l'essere umano stesso. Uno degli ultimi film di Thomas Wittenberg è legato all'alcolismo ed è anche interessante il fatto come leghino l'alcolismo alle erbe, alla natura, a un discorso che fra l'altro è molto anche nazionalistico. Il film non mi ricordo adesso come si chiama, nel caso vi metto qua un banner, vi metto il poster, è un film straordinario, ma in generale la filmografia di Wittenberg è di altissimo livello. Comunque sia, stiamo parlando quindi di un contesto culturale che era predisposto in maniera eccellente a sviluppare questo tipo di tematiche anche in musica. Il fatto che all'epoca ci fosse la Dark Wave è un caso, se ci fosse stato lo ska, oggi avremmo terribilmente lo ska, penso synth, ma per fortuna non è accaduto, quindi abbiamo il dungeon synth, ma comunque sia non si può evitare di parlare del contesto culturale. Il motivo per cui si è sviluppata una certa sonorità non è soltanto legato al fatto che qualche anno fa un tizio dei Mortis avesse ascoltato gli Scooper e i Kiss e poi si sia appassionato della musica metal, ma bensì a un discorso culturale che ha potuto quindi supportare questa scena e dargli autorevolezza da un punto di vista delle poetiche che portavano avanti, delle sonorità e di come queste sonorità abbiano costruito una vera e propria estetica, una scena musicale importantissima. Poi c'è anche qualche pazzo che nei video decide di mettere insieme il Dark Ambient con la New Age, con gruppi come i Cusco, e fa un gran casino. Perché questo proprio perché non è un discorso legato, come vi dicevo, a questioni di musica prettamente elettronica, ma a questioni anche di legami veramente culturali. Fra l'altro, non dobbiamo dimenticarci che questo genere di sonorità arrivano nel metal norvegese non a caso, ma per l'influenza che ha avuto il prog inglese nella loro scena musicale. Il prog inglese, in particolare quello di grande sperimentazione, io vi cito sempre questa band, praticamente un video ogni tre penso di citare la Third Hair Band, che è uno dei gruppi più importanti della storia della musica d'Occidente, secondo me è abbastanza dimenticato, hanno fatto questo album che si chiama Alchemy, dove questo tipo di sonorità medievaleggianti, ma in realtà ricostruito un medioevo immaginario, un medioevo non deontologicamente perfetto a livello musicologico, ma proprio rivisitato, che però ha avuto un impatto straordinario sull'immaginario collettivo. E ancora oggi queste sonorità sono molto importanti in una certa scena. Pensate anche sempre nell'epoca del prog, al folk bucolico dei Traffic in John Barleycorn Must Die. Quindi queste sonorità finto pseudo medievali sono fondamentali e arrivano da un contesto musicale particolare che era quello dell'Inghilterra, in cui, al contrario di quello che stava succedendo in America con i festival psichedelici, quelle robe lì, Grateful Dead, long form di musica complesse ma non progressive. Quello che è successo in Inghilterra è che questo tipo di idee, questo tipo di musicalità ha avuto un impatto su musicisti che crescevano però nei collegi musicali, gente che aveva fatto accademie, che aveva fatto conservatori e che quindi aveva un'idea della musica molto più magari educata, se volete, e che quindi ha sviluppato tutta una serie di sonorità tipiche all'interno di questi long form, all'interno dell'influenza psichedelica. Da qui nascono gruppi come Gentle Giant, Genesis e compagnia cantante. C'è un discorso culturale. Poi anche ovviamente di musicale, per forza di cose, che stiamo parlando di musica, ma non si può dimenticare che c'è un discorso culturale dietro. Quindi, l'influenza dei videogiochi sulla musica Dungeon Synth è fondamentale, non solo per il tema trattato, quindi quello del dungeon. Il dungeon crawler è uno dei, diciamo così, dei sottogeneri all'interno della dimensione anche dei videogiochi, in cui noi ci troviamo con un personaggio che deve affrontare delle difficoltà, dei nemici, o anche non difficoltà per forza legate diciamo così, alla dimensione fisica, ma alla dimensione magica, alla dimensione magari anche di trabocchetti, trappole, trucchi di magia. Ci può essere un po' di tutto in un dungeon crawler. Comunque sia, è quel tipo di narrazione
che dai giochi da tavolo fino ai videogiochi, porta in sé questo personaggio che siamo noi, il nostro avatar, all'interno di una situazione di estremo pericolo dentro un dungeon, dentro una grotta dove ci sono, insomma, dei pericoli da superare. Quindi questa è un po' quella dimensione lì che nel mondo dei videogiochi si è sviluppata in maniera molto forte, molto importante, addirittura sotto certi versi è diventata, ha sostituito quella del gioco da tavolo ormai, ed ha un'influenza culturale straordinaria. Basti pensare all'enorme successo, al successo fuori di testa che sta avendo un titolo come Elden Ring, di una casa come From Software, che in realtà ha sempre sviluppato dei videogiochi un po' sui generis, ma che in questa formula è anche tornata al dungeon crawler, che si era già visto in titoli come Bloodborne, che si era già visto in altri titoli sempre di From Software. Per cui c'è ancora questa dimensione, ha ancora un impatto sull'immaginario collettivo molto forte, e nei videogiochi è centrale. Come mai queste sonorità rientrano? Ovviamente l'uso dei synth ricorda tantissimo quello che c'è stato anche nei videogiochi, in particolare quelle 8-bit, 16-bit. Il motivo per cui però i videogiochi funzionavano in quel modo lì era legato essenzialmente a una questione molto pratica, cioè i cabinati degli anni 70 all'inizio avevano queste musicassette o addirittura dei dischi da far girare con della musica, ma questo era molto dispendioso e fra l'altro rovinava uno degli elementi essenziali della musica per videogiochi. Fra l'altro, categoria di cui sicuramente faremo una rubrica qui su Brands Party parallela a quella della musica per film. Perché se nella musica per film, come abbiamo visto, il problema è non essere semplicemente una musica che si adatta a un'immagine, ma una musica che si colleghi direttamente ai dialoghi con l'immagine stessa, ecco, nella musica per videogiochi il dialogo è ancora più stretto, ci deve essere una corrispondenza perfetta tra azione del videogiocatore e musica. Nel momento stesso in cui l'azione si compie. Quindi questa correlazione è molto particolare ed è chiaramente tipica esclusivamente dei videogiochi. Il primo, se ci pensate, è proprio Pong, in cui il suono della pallina rappresentava un ritmo anche comunque musicale, e aveva un tono, aveva un timbro. Allora, tutto questo per dire che cosa? Che gli elementi analogici erano improbabili, si cominciò a utilizzare quindi strumentazione elettronica e il grande limite erano essenzialmente la qualità dei chip. I chip hanno avuto un grandissimo sviluppo tra gli anni 70 e gli anni 80, e più che parlare di 8-bit e 16-bit è proprio una questione di qualità dei chip stessi. E nell'evoluzione di questo genere si sono evolute anche colonne sonore che poi hanno influenzato tantissimo questo dungeon synth. Le prime cose che mi vengono in mente ovviamente è la saga di Castlevania e quella di Final Fantasy nel mondo più mainstream. Castlevania e Final Fantasy sono giochi che avevano delle colonne sonore molto complesse, seppur i limiti tecnici che le macchine avevano all'epoca, ma poi anche altri lavori meno conosciuti come Ghosts and Goblins, che oggi magari non è più diciamo, un pezzo del mainstream come era nel passato, ma poi ci sono veramente lavori più underground come Myth, oppure come Betrayal at Condor. Sono tanti i lavori che hanno influenzato il genere. Farvi la lista sarebbe abbastanza inutile, per quanto ce ne sarebbero, insomma, secondo me, di qualità da riscoprire, anche se siete degli appassionati magari di retro gaming o cose di questo tipo qua. Dopodiché c'è stata anche la scena contemporanea, perché il synth non è scomparso, queste sonorità non sono scomparse assolutamente, perché per arrivare a Elden Ring ci sono stati dei passaggi tra gli anni 70 e gli anni 80, in particolare giochi celebri e straordinari con una narrativa importante, e attenzione, per questo vi sto parlando di questo elemento qui, la narrativa, ok? Questo è l'elemento centrale. La narrativa è importantissima in videogiochi come Baldur's Gate, come Mass Effect, come Dragon Age, quindi stiamo parlando anche di case importanti come BioWare, una casa canadese di videogiochi fondamentale degli ultimi 30 anni, anche se in questo momento un po' caduta in disgrazia, ma comunque sia, stiamo parlando di videogiochi in cui la dimensione musicale è molto importante, la dimensione del dungeon crawler è molto importante, ma anche la dimensione narrativa. Con la musica si narra, e ci sono tantissime parole, tantissimi dialoghi, tantissima roba da leggere. Questa, il Dungeon Synth in particolare, è una musica che vuole narrarvi. Quando voi ascoltate una musicassetta di Dungeon Synth, non ho detto musicassetta a caso, capiremo anche questo adesso tra poco, quando ascoltate una musicassetta di Dungeon Synth, quello che si vuole fare è farvi fare un viaggio, un racconto, un'avventura all'interno di un mondo fantasmagorico. E quindi questi elementi arrivano direttamente nel mondo dei videogiochi, non si può far finta che vengano dal mondo del metal norvegese, questo è veramente improbabile, chiaramente.
un'influenza fondamentale, forse ancora di più, del metal all'interno del discorso musicale, estetico e anche narrativo che c'è nel Dungeon Synth. Giusto per tirare ancora un po' di acqua al mulino della mia teoria, uno degli album più importanti che troverete spesso citati anche in queste liste, sui forum e sui blog, è Trolldom del 2010 di tale Lord Lodivicus. Lord Lodivicus, oltre ad essere un musicista di un certo livello ed aver creato praticamente l'estetica un po' definitiva del Dungeon Synth, lui è un po' uno dei primi artisti a mettere le basi su un'estetica che poi sarebbe veramente quella della scena Dungeon Synth, quindi slegandosi sempre di più dal mondo metal, dal mondo dei videogiochi, trovando una sua dimensione particolare, anche se ancora comunque legatissimo a una dimensione assolutamente anche estetica del metal, bla bla bla. Ma lo stesso nome, Lord Lodivicus, non è un nome a casaccio, questi latinismi un po' a cazzo de cane che hanno sempre fatto, fatto parte purtroppo del mondo metal, anche quando ancora metal non lo era. Comunque sia, il nome viene da un videogioco. È un personaggio, fra l'altro, estremamente secondario del quarto capitolo della saga di Elder Scrolls di Bethesda, ovvero Oblivion, uno dei giochi più famosi della storia dei videogiochi. Se non ci avete giocato, siete messi malissimo e sicuramente alle feste non sarete popolari, perché chi non, insomma, Oblivion è proprio un argomento popolarissimo di discussione che attira sempre tantissimo attorno a sé, assolutamente. E Lord Lodivicus, nel caso non lo sappiate, perché siete degli ignoranti, è un personaggio estremamente secondario, praticamente incredibilmente dimenticabile della saga, compare una mezza volta, lo uccidete dopo 5 secondi, è un imperiale vampiro, quindi chiaramente ha questa cosa un po' della fascinazione del vampirismo che c'è nella scena norvegese, ovviamente, lo sapete benissimo, e quindi ecco qua che tutto torna, no? Trolldom 2010, grande album del Dungeon Synth, personaggio che chiaramente viene dalle estetiche di Mortis, di questi gruppi nella scena metal, ma che ha un nome che viene da uno dei più popolari videogiochi di tutti i tempi. Ed ecco qua che tutto torna perfettamente nel quadro che vi ho disegnato in questo video che sta durando troppo. Ma non solo questo, quando vi dico che il synth è un discorso che non necessariamente dobbiamo legare a questa cacchio di scena metal, l'esempio l'abbiamo anche in El Rang, musicista invece di derivazione francese, che ha fatto questo album diversi album nel 2016, tra cui Anti-Future, che è un album chiaramente di derivazione John Carpenteriana, quindi dei suoi film e delle sue straordinarie musiche, come quelle di Halloween, come quelle di Fuga da New York e compagnia cantante. Carpenter è stato un grande musicista, soprattutto di sintetizzatori, e oggi, fra l'altro, è ancora a giro, tra parentesi, con la sua band, a suonare i suoi temi musicali, è una cosa bellissima, grazie Carpenter di esserci. E oltre a questo album qua, che quindi slega un po' il discorso del Dungeon Synth, anche da un discorso magari culturale estetico legato solo al dungeon, ma che inizia ad aprirlo ad altre questioni che però vediamo hanno proprio delle scene che sono nate negli ultimi anni. Oltre a questo c'è anche un altro bellissimo album che si chiama The Land of Five Seasons, sempre uscito nel 2016 di El Rang, che invece è chiaramente di derivazione zeldiana. The Legend of Zelda è uno dei più importanti e storici videogiochi fantasy firmati Nintendo, è un lavoro straordinario che fra l'altro ha veramente dei temi musicali immortali che sono stati riarrangiati nel corso del tempo dal primi Zelda su Famicom fino agli ultimi che sono usciti per Switch con Breath of the Wild. Sono veramente dei temi straordinari di musica e fra l'altro hanno veramente influenzato tantissimo questo sottogenere del Dungeon Synth, per cui ecco che tutto, vi dicevo, torna, per quanto i discorsi che sentirete a giro siano molto legati alla scena metal, per una questione anche un po' di affezione, perché comunque i primi blog, i primi siti dedicati a questo genere musicale, quando ancora non si chiamava Dungeon Synth, erano tutti di appassionati di musica ambient, doom, metal e ste robe qua. C'era gli appassionati di Merzbow, c'era ste robe qui, quindi è chiaro che per forza di cose si torna a quel discorso anche industrial, per questo vi ho citato Merzbow, anche industrial, anche di sperimentazione, insomma è quello un po' effettivamente il contesto in cui gli appassionati sono nati e giustamente hanno quindi un po' influenzato il discorso, la retorica storica sul genere. Però dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere comunque, diciamo così, avere uno sguardo critico esterno e renderci conto che le influenze qui arrivano anche da altre parti.
Quando all'inizio del video vi parlavo di vicinanza con la Vaporwave, volevo anche dire che a parte la dimensione elettronica c'è anche una dimensione proprio di distribuzione e di legame al discorso autoriale. Perché il Dungeon Synth, per quanto sarà un genere che chiaramente già da adesso sta cominciando a influenzare, ma nei prossimi 10 anni sarà fondamentale per tutta la musica mainstream, pop, che ci saranno per i prossimi anni e non solo, ovviamente anche quella underground, va detto che è una scena che vuole rimanere di nicchia. Questo è accaduto anche con la Vaporwave ed è anche uno dei motivi per cui magari non è esplosa a livello di giornalismo e perché gran parte dei suoi autori sono rimasti anonimi oppure, diciamo così, non hanno mai avuto un grande giro anche da un punto di vista di pubblicità, di uffici stampa, di robe così, di concerti, addirittura non c'è mai stato un vero e proprio festival Vaporwave. Ci sono state delle cose, ma non senza magari dei nomi anche molto importanti sono sempre rimasti fuori. Ma, insomma, personaggi come Vectro, The Macintosh Plush a volte erano nomi dove dietro si celavano un solo nome, quindi plurali che diventavano singolari, musicisti più famosi come Ferraro o Android Spoiled Snap, quel cazzo si dice, non lo ricordo più, insomma Daniel Lopatin e altri hanno invece avuto magari più successo, adesso addirittura fanno colonne sonore di film di grande di Hollywood, ma bene o male è rimasto un genere di nicchia con autori anonimi, con autori spesso singolari che si nascondevano in nickname plurali, con dischi favolosi che però sono rimasti all'interno di un discorso che vuole essere chiuso su internet, nel web, e con una fruizione spesso e volentieri gratuita. Quindi musica addirittura senza royalties, musica addirittura potete prendere su Bandcamp e mettervela dove vi pare, spesso e volentieri, su canali YouTube ci sono le playlist. E questo è molto simile a Dungeon Synth, perché come vi dicevo è nato all'interno dei forum, è nato all'interno del mondo dei blog, è nato all'interno anche del mondo di Bandcamp, ma una differenza piuttosto essenziale è il discorso legato alla fisicità del supporto, perché il Dungeon Synth ha anche una forma di nostalgia che non è solo legata ai temi portati avanti, quindi magari anche a un certo tipo di letteratura, pensate all'influenza della letteratura fantasy anni 80 che ha sul genere, soprattutto le copertine e varie cose, cioè, io penso a Marion Zimmer Bradley, penso a Ursula Le Guin, è chiaro che c'è un'influenza diretta, fra l'altro non a caso sono due autrici che adesso stanno tornando molto a livello editoriale, non è un caso ragazzi, tutto collegato, maledizione, i discorsi culturali non si muovono per binari, ma si muovono sempre per scene che si compenetrano tra di loro, quindi che cazzo sto dicendo? Ah sì, quindi c'è anche un discorso fisico, questo discorso fisico è legato a una cura straordinaria di queste musiche a sette, perché poi c'è stato anche un momento dei CD Dungeon Synth, ma non è durato molto, c'è anche un momento dei vinili, ma non sembra essere ancora così importante, soprattutto il supporto preferito è quello della musica a sette che spesso sono piene di gadget pazzeschi con copertine curatissime, ci sono le mappe dei mondi, ci sono i dadi in stile D&D, ci potete trovare veramente di tutto spesso se volentieri, anche riviste legate al Dungeon Synth. È un mondo in questo senso che è molto legato un po' a quella nostalgia del supporto fisico, un ritorno adolescenziale, e anche questo, se ci pensate bene, è un elemento in comune con la Vaporwave, però i riferimenti alla Vaporwave erano riferimenti più universali, legati alla televisione, legati alla pubblicità, legati a un mondo comunque mass mediatico, mentre il Dungeon Synth ritorna alla dimensione più intima del videogioco, quell'esperienza personale legata all'adolescenza, spesso e volentieri molto chiusa, non familiare come la televisione, in cui eravamo noi, un joystick e lo schermo della televisione. Due consigli veloci di quelli che sono considerati un po' due capisaldi in questo momento del contemporaneo: il lavoro del 2014 di Edge Wizard che si chiama More Through Than Time Through, se non mi sbaglio una cosa del genere, e ovviamente The Enchantment of Old Lore del 2015 di Vind Valkyr, sono due lavori, diciamo così, piuttosto importanti che si sono sviluppati all'interno di un discorso di consapevolezza della scena stessa. E poi il monumentale, gigantesco, delirante The Canterbury Tales, che chiaramente dal nome, come capite bene, è preso proprio dalle storie, dai racconti di The Canterbury, ed è un lavoro di Geoffrey Chaucer del 1400, nel caso non lo sappiate, non volevo dirlo, ma magari qualcuno è rimasto un attimo perplesso, sono delle novelle famosissime di Geoffrey Chaucer del 400, la band non mi ricordo come si chiama, tipo Chaucerian Myth, cioè i miti di Chaucer, una cosa del genere, ma The Canterbury Tales è un lavoro
del 2016, sì, che dura una frangata, tipo 3 ore e mezza. Io me lo sono ascoltato 2 o 3 volte, dopodiché sono esploso. Però è un lavoro molto interessante, perché sono riusciti veramente a raccontare tutte le storie, tra virgolette, non tutte, ma in un certo senso tutte, del Canterbury Tales, in un modo molto particolare, molto divertente, anche in cui hanno cercato di modulare, diciamo così, gli elementi musicali medievaleggianti per ogni storia, quindi cercando di dargli anche dei temi, dei correnti, dei mood. È veramente un'opera sì, gigantesca, monumentale, che fa capire quanto il genere in realtà già stia provando a fare roba piuttosto interessante e tosta, perché un album di 3 ore e mezza, molto ascoltato questo, fra l'altro molto conosciuto, per cui anche questo è interessante, secondo me è un elemento che dovete ricercare. Dopodiché, vi stavo dicendo, stanno generando vari sottogeneri. Quello più importante è probabilmente legato alla science fiction, che vi dicevo già, insomma, Errang aveva dimostrato con Anti-Future che doveva essere chiaramente una delle vie predilette del dungeon synth. Comunque il sintetizzatore si presta molto bene a dimensioni di sonore tipo post-apocalittiche, però spesso questa, diciamo così, sottogenere di science fiction è anche abbastanza positivo verso il futuro, non è più legato a quella dimensione post-apocalittica alla Carpenter, ma molto positivo, molto vede in un futuro, diciamo, dove ancora l'umanità esiste, non si è auto-annichilita come spesso volentieri accade in questo genere di produzioni. Altri due generi molto importanti in questo momento, importanti relativamente al dungeon synth, sono il comfy synth, ovvero il synth confortevole, che è molto legato a una dimensione bucolica, un po' da, diciamo così, è veramente favola nordica. Se avete presente anche le uscite, stanno uscendo adesso con Iperborea, questa bellissima, fra l'altro, non so se conoscete, questa piccola casa editrice che sta avendo un certo successo in Italia, collabora anche con Il Post, fra l'altro, che sono specializzati in letteratura nordica, e soprattutto le prime pubblicazioni bellissime, queste raccolte di favole nordiche strepitose, vi consiglio di recuperare. E c'è un po' quella sensazione bucolica, rurale, fantasiosa, ma molto anche lì positiva. E poi c'è un po' particolare, un po' folle, questa specie di dino synth, che è invece legato alla dimensione cinematografica dei mostri in stile giapponese degli anni 30. Non so se avete presente quel tipo di pellicole, con tutte in stop motion, con i brontosauri che vanno a giro e fanno le robe, e le musiche sono ispirate a quelle. Non so bene quanto possa durare questo piccolo genere, però ha già dei dischi che vanno a giro. Forse magari vi lascio qualche link in descrizione se siete interessati, ma è roba veramente strana. Ma il dungeon synth è arrivato da un bel po' di tempo, in realtà, anche in Italia, se ne sta occupando straordinariamente una piccola etichetta do it yourself, se non mi sbaglio, milanese, si chiamano Heimat der Katastrophe, veramente straordinari, hanno un catalogo fuori di testa, ve lo consiglio in maniera assoluta. Se c'è qualcosa magari che posso indicarvi è The Spectre of the Duke, questo lavoro fatto da Lucifer Analog, che in realtà è Luciano Lamanna, uno dei più importanti e storici musicisti tutto l'ambiente techno italiano, in particolare del passaggio tra fine anni 90 e inizio anni 2000. Lamanna è stato veramente uno dei più influenti e ha collaborato anche tanto con musicisti rap, con musicisti metal. È un musicista che ha sperimentato un po' di tutto, e devo dire che The Spectre of the Duke, che è il primo uscito fra l'altro per questa etichetta, ma ne hanno già fatti altri, credo, forse, sicuramente un altro ancora, no, però non li ho ascoltati, è un album interessantissimo perché propone un dungeon synth in realtà molto stratificato, cioè dove si cambia genere, dove in un cambio di mood significa metterci magari più techno, metterci magari qualcosa di sperimentale. Non è come altri album molto monolitico da un punto di vista di stile, ma cambia tanto, e a me questa cosa personalmente mi ha colpito tantissimo, anche perché la Manna comunque da tanti anni che è a giro, e riuscire ancora a imporre album di questo tipo con questa qualità non è facile, quindi è un lavoro che vi consiglio. Ma in generale vi consiglio tutta la loro pagina Bandcamp, è veramente pazzesca, c'è della roba assurda. Ragazzi, questo video non finiva mai, io non so chi è arrivato fin qua, siete degli eroi nel caso, vi voglio un bene dell'anima, so che sono stato un po' dispersivo e anche molto rapido in certi passaggi, mi dispiace, il tempo è poco, ma se ne avessi di più, e ne avrò di più, inizieremo a fare questi video non più a formato così, ma come piccoli documentari su queste scene. Datemi un po' di tempo, mi ci vorrà qualche anno probabilmente, ma il progetto è quello, Budens Party va in quella direzione. Spero che sia stato comunque un'introduzione
interessante e stimolante. Se avete delle questioni da pormi, fatelo tranquillamente nei commenti come al solito, io quando posso vi rispondo anche il prima possibile, e comunque sia sicuramente torneremo in futuro sul Dungeon Synth, ma intanto almeno sono contento che sappiate di cosa si parla, e quando vi ritroverete a comunque opere che avranno quel tipo di influenza, vedrete ce ne saranno sempre di più, almeno avete un po' di direttive, una bussola sulla quale orientarvi, va bene? Dai, grande, ce l'abbiamo fatta, e sono anche in tempo per andare a fare un macello di cose, sono indietro con tutti i lavori possibili e immaginabili, tra cui anche i video di Ubrens Party. Noi ci vediamo in un prossimo video, un grande abbraccio a tutti, ricordatevi sempre che ci sono anche dei libri molto belli come questo, in cui le illustrazioni pazzesche di Mario Zampini non a caso ricordano tantissimo quelle delle copertine di questi album, stiamo parlando degli anni 30. Ricordatevi insomma che abbiamo anche dei grandi artisti italiani, non solo nella musica ma in tante altre cose. Recuperatevi le opere di Zampini, recuperatevi gli anni 30, recuperatevi ste robe qua, c'è tanta roba figa da recuperare. Non ce la faremo mai, vero? Non ce la faremo mai. Dai, ci vediamo ragazzi.